a 2 chilometri circa dai camini dell'Ilva di Taranto, stiamo riprendendo con telecamera infrarossi quello che succede. L'aria è irrespirabile, una cosa veramente incredibile. Constatiamo che i fumi provengono soprattutto dalle aree basse e non dai camini. Questa è la nuova videotestimonianza di Fabio Matacchiera, presidente del fondo antidiossina Onlus, relativa alle emissioni di fumi, polveri e vapori dall'area del grande impianto siderurgico di Taranto. Dall'Ilva sale una propagazione di emissioni, in particolar modo dalle aree basse, le zone cioè mai censite e controllate dello stabilimento, ha spiegato lo stesso ambientalista Matacchiera, che accusa: mai un solo campionamento è stato effettuato durante la notte dalle autorità sanitarie, ambientali e giudiziarie. Piuttosto, quanto ad emissioni, ricorda ancora Matacchiera, i risultati analitici confortanti di cui parlano politici e dirigenti Ilva sono solo quelli relativi ai campionamenti effettuati sul solo cammino E312, solo di mattina e in orari concordati con l'azienda e tuttavia con un preavviso di non meno di 90 minuti. A far chiarezza e forse a dar ragione a chi punta il dito contro l'impianto, ambientalisti e comitati cittadini uniti, gli esiti della maxi perizia disposta dal Tribunale di Taranto, mentre sullo sfondo le amministrative vedono in corsa per le elezioni a sindaco di Taranto Angelo Bonelli, ovviamente anti-Ilva in quanto presidente dei Verdi.